Siamo ormai vicini al day one globale di Monster Hunter Rise, attesissimo nuovo capitolo per Nintendo Switch della celebre saga Capcom. In questo nuovo episodio dovremo riuscire a difendere il villaggio di Kamura e i suoi abitanti dagli orrori della furia, una temibile calamità che causa l'attacco di orde di mostri agguerriti. Grazie alle numerose migliorie apportate al gameplay, la Software House intende svecchiare alcuni degli elementi che caratterizzano la saga optando per un approccio più dinamico alle centinaia di ore che attenderanno i cacciatori. Sarà riuscita a creare un titolo capace di accontentare i fan della saga e allo stesso tempo essere accessibile ai nuovi giocatori? Monster Hunter Rise unisce fra loro alcuni degli elementi provenienti dai precedenti capitoli della saga, migliorandoli in modo da creare l'esperienza di gioco definitiva. A differenza del passato e come già visto in Monster Hunter World, le mappe non saranno più divise in settori, ma avremo aree completamente esplorabili, così da non rovinare il ritmo di gioco. Si tratta di una scelta che si sposa alla perfezione con due delle più importanti novità introdotte in questo capitolo, l'insetto filo e il compagno canino. Entrambe le novità saranno fondamentali per l'esplorazione verticale, che ci permetterà di ottenere oggetti nascosti o trovare punti strategici in cui allestire dei campi base. In battaglia il canin sarà in grado di darci supporto in attacco, mentre l'insetto filo sarà utilissimo per effettuare schivate o utilizzare le abilità fil di seta, che varieranno a seconda dell'arma in uso. Grazie all'insetto, inoltre, potremo catturare un mostro e cavalcarlo, in modo da danneggiarlo facendolo sbattere su pareti o sfruttare la sua potenza per attaccare altri nemici. Una delle più interessanti novità introdotte in Rise è senza ombra di dubbio la presenza delle missioni furia, nelle quali dovremo respingere orde di mostri che cercano di sfondare i cancelli del villaggio. Nel corso di queste, varierà lo stile di gioco dandoci un approccio più strategico, grazie alla possibilità di piazzare trappole, torrette difensive automatiche o postazioni di attacco. Anche gli abitanti di Kamura accorreranno in nostro soccorso e dispiegarli sul campo di battaglia ci permetterà di arrecare grandi danni ai nemici in pochissimo tempo. Dovremo sfruttare al meglio gli strumenti a nostra disposizione, modificarli quando ne sbloccheremo di più potenti e agire direttamente con l'arma equipaggiata quando non avremo altra scelta. Tecnicamente Monster Hunter Rise è davvero un gioiellino caratterizzato da pochissimi difetti, con una direzione artistica che ci porterà indietro nel tempo al Giappone feudale. Che lo si giochi su TV o in portatile, il titolo risulterà eccellente, con l'unica problematica legata a cali di frame rate quando combatteremo in spazi molto ridotti. La Software House è riuscita a velocizzare la macchinosità che caratterizzava alcuni capitoli del franchise, rendendo la fluidità dell'azione uno degli elementi più apprezzabili di Monster Hunter Rise. L'esplorazione in sella al nostro compagno canin, senza che la mappa sia frammentata da caricamenti, senza doverci fermare ad affilare la nostra arma o a bere una pozione, rende il titolo estremamente dinamico, dandoci più tempo per concentrarci sulla caccia. I tempi di caricamento, inoltre, saranno praticamente inesistenti, anche quando affronteremo la modalità online in compagnia di altri cacciatori provenienti da tutto il mondo. La velocizzazione di certe meccaniche di gioco rende l'esperienza più fluida e meno frustrante, e chi si affaccia per la prima volta alla serie avrà a disposizione missioni a difficoltà ridotta che serviranno a preparare il terreno per quella che sarà l'esperienza online. Grazie alla sua longevità virtualmente infinita, dovuta anche ai numerosi aggiornamenti gratuiti previsti per il futuro, ci ritroviamo davanti a un gioco che ci terrà compagnia davvero per tanto tempo. In definitiva, Monster Hunter Rise è capace di essere allo stesso tempo eccellente e innovativo. In termini di qualità e contenuti, Capcom è stata capace di plasmare uno dei capitoli più apprezzabili dell'intero franchise.